un'inchiesta che è nata sul nulla e che nel dibattimento tutti i testi dell'accusa sono diventati testi di difesa, perché in tutte le loro deposizioni hanno confermato quanto io ho sempre affermato. Si sono persi 5 anni. Anche oggi, sulla nuova beffa di questo pentito Virgilio, i testi che avevano affermato il Virgilio che sarebbe stato i presenti hanno smentito di essere stati presenti e di avermi mai conosciuto. Mi pare quindi che si siano persi 5 anni, che io abbia avuto dei danni inverosimili, ma nel contempo credo che lo Stato abbia fatto una pessima figura, perdendo tanto tempo invece che andare a cercare i delinquenti. Lei all'inizio del suo esame ha ribadito la sua serenità a qualsiasi contesto massonico, non solo illegale, ma anche quella legale. Io non contesto chi vuole essere massone se si comporta bene, dico semplicemente la verità. Io per mia formazione valoriale, culturale, nulla ho contro la massoneria, ma non mi sono mai iscritto a nessuna loggia massonica.